intanto il tema della puntata sarà Trova l'intruso. Trova l'intruso, non mancate. Paola Cortellesi, la nostra ospite questa sera, state lì, stiamo arrivando. E c'è anche Maurizio Maglione, tra pochissimo. Allora, cosa facciamo con Cortellesi Mannoni? Beh, un sacco di roba, il copione l'abbiamo chiuso, quello che ci manca è quella robina che facciamo sempre qua noi, tra di noi. Quale? Il mock, quella cosa che facciamo noi quando quello di finto backstage dove parliamo. Finto backstage, esatto. Se ci viene in mente, abbiamo un'idea? C'è qualcosa? No. Quindi? Mandiamo in onda questo? Questo? Sì. No? Mandiamo in onda questo. Boom boom. Victor Victoria, niente come sembra, è presentato da anche Piero Guerrera ha un segreto. Per il suo contorno occhi Piero usa niente. Niente Pucom. Obiettivamente serve una sigla per cominciare. Questa che abbiamo l'hanno schifata anche su Sky. Questa sigla non è un granché, lo capisco anche da me. Se c'è una cosa che mi consola, non sono un tubetto di senape e sì, mi sono voluta ispirare alla Carrà questa sera, è un po' fiesta questo vestito. Aspetta un secondo Geppi, so che stai per sparare a zero, ma tienile lì tutte, perché prima di cominciare il programma vi ricordo che la 7 e il Corriere della Sera sostengono la popolazione del Veneto duramente colpita dall'alluvione, quindi fino al 30 novembre potrete donare 2 euro inviando un sms al numero 45501 da rete cellulare Team Vodafone Wind oppure 3. Oppure potete chiamare da rete fissa Telecom Italia. Bene, a questo punto potete riallargare l'inquadratura e salutiamo la nostra Melissa che è pronta a fare il mazzo. Ciao. Siamo di... Cosa dici, Geppi? Allora, lei è vestita come il colpevole di assassinio sul Nilo. E tu saresti la prossima vittima. Ciao maestro, ciao, e a questo punto andiamo da Geppi Cucciari per sapere chi non ci sarà questa sera. Sei bella Vicky, ed è un peccato che queste persone non ti vedranno oggi vestita così, con questa sobrietà. Grazie. Chi non ti vedrà stasera vestita così, non ti vedrà Lady Gaga, non sarà con noi la nostra... Però vedi, che però tra, qui tra l'altro è riabbinata. Peccato. Eh sì. Sei vestita come i capelli di Lady Gaga, non sarà con noi perché dopo aver inciso Poke Face, Paparazzi e Ale Aleandro, finalmente si è decisa ad andare da un logopedista. Perfetto. Logopedista. Ciao Lady. Non saranno con noi Dalla e De Gregori perché sai che Califano ha chiesto la legge Bacchelli. Certo. Appena il governo li ha sentiti cantare l'hanno data a loro, proprio d'ufficio. Peccato. Non sarà con noi Giosuè Carducci. Perché? Perché è morto! Perché è morto! Credo di fare una ragione! Ha fatto tanto!
tanto per l'Italia e per la cultura, ma non è più con noi, lo ricordiamo. Pensavo fosse della Bignardi, no? No, guarda, per un pelo, aveva detto sì, ma poi ho dovuto disdire, perché è morto. poi, visto che Vicky, le liste fanno ascolti, hai notato che le liste fanno ascolti, anche io ti volevo fare la mia lista personale. Perfetto. Zucchero, sei di minerale, duetti di stracchino, succo d'arancia bio, pile, perché a casa si è scaricato una cosa che hanno tutte le donne, quello di Melissa P, il telecomando, sto parlando del telecomando, chiaramente. Il telecomando, si sono scaricate le pile del telecomando di Melissa P. E siccome io e Melissa siamo amiche, faccio la spesa anche per lei. Perfetto. Ti compro un tubino nero la prossima grazie. Volta. Jeffy Cucciari, ci vediamo tra poco. Grazie, Jeffy. Allora, questa sera i nostri ospiti saranno Maurizio Mannoni e Paola Cortellesi, quindi Arisa ci introduci il primo ospite. Sì. Grazie. It's so, so quiet. It's so, so still. You are alone and so peaceful until you fall. About a guy, you wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope you die till it's over, and then it's nice, so quiet. Maurizio Mannoni starts another big riot. You blow a fuse, ding boom, the dead. Ding boom, so what's the use? Wow, bam! I'm falling in love. Bravissimi! Maurizio Mannoni! Buonasera. Buonasera Maurizio. Ciao, come stai? Bene, grazie. Tu come stai? Benissimo. Sembravi Totò. Lo so, questo volevo eliminarlo dal pacchetto, diciamo, ma, no, non è stato possibile. Lo so che sei serissimo, ma no, non ce la possiamo fare. No. Non so, proviamo. Perché non ti si muove questa parte qua, guarda. No. E oltre ogni speranza. Guarda, però io ti ringrazio perché so che ti sei impegnato. Ti ho visto backstage che provavi. Ho provato un poco. Guarda, ti faccio alzare immediatamente perché c'è da andare dalla nostra Melissa P per smazzare, perché ti faremo il mazzo durante l'intervista. Sì? Sì. Vado? Vai, accomodati pure. Niente, ha provato il ballo di Paride, non ce l'abbiamo fatto. Che è sta roba? Io... No, ma adesso non le facciamo subito, adesso deve soltanto smazzare. Smazzare? Sì. Okay. Così basta? Basta, così puoi tornare al suo posto. Ah, tutto qua. Grazie. Perfetto. È facile, ma so che tu non ci guardi perché sei in onda contro di noi di solito, no, giusto? No, ma mi guardo, mi vedo nelle repliche, contrariamente a me, tu vai in onda dappertutto, quindi... Infatti, mi sa che dovremmo forse fare share addizionale, perché a questo punto potremmo fare anche noi il 30%, non so. Direi di sì, no? Ce l'aveva suggerito una volta Arbore, in effetti. Sì, perché in effetti siamo in replica. Come stai? C'è male, compatibilmente con i tempi, insomma. Tempi duri, ma... Tempi duri. Ci siamo abituati, no? Eh sì, ne parleremo nel corso della nostra intervista, però io vorrei cominciare subito con chiederti una cosa, perché tu ti definisci imbranato nelle situazioni salottiere. Sì. E affermi che parlare di te ti mette a disagio. Sei venuto a fare me lo questa anch'io. Sera, voglio capire. Me lo chiedo anch'io, per due motivi. Uno, per l'affetto che ho per te. Io ti ringrazio. Due, perché mi hanno spinto a forza le mie figlie, che siccome ti guardano, sono tue... Veramente. Fans, quando ho detto, mamma, hanno invitato, ma non vado. Come non vai? Mi hanno proprio spinto all'aeroporto. Quanti anni hanno? Una ne ha 27, un'altra ne ha 18, quindi...
27. Sì, 28 anzi, se non sbaglio sempre. Ma quando l'hai fatta? Quando avevi 15 anni? No, perché, cioè, tra l'altro, sto guardando, sei un bellissimo uomo e... Quanti grazie, anni ma hai? 53, quindi... Ma li porti benissimo! Senti, allora, noi di solito con gli ospiti facciamo una googolata per capire... appunto anche un pochino di più dell'ospite, la personalità dell'ospite, sì. Perché secondo noi attraverso le fotografie è possibile. Quindi abbiamo digitato il tuo nome su Google e questo è quello che è uscito. Vediamo. Ma c'è solo una foto tua? No. Ma che cos'è sarà? Ce n'è... No ragazzi, questo una, è il primo caso di googolata triste. Tre, anche con Lilly Gruber, guarda lì. Ma cosa ci fai in un gossip con la vedi lì? Non so, siamo in una situazione, ci sono tante altre persone, quindi... Aspetta, c'è un'industria casearia, poi qualche bella gnocca, delle spiagge. Sì. Direi... Sei molto riconoscibile, devo dire. Tra... mi incuriosisce quella lì, il pastore con le pecore. Forse c'è qualche mio omonimo che produce formaggio. Sì, per forza, è un'industria casearia, quindi credo di sì. E poi c'è una macchina, non lo so, no. La macchina di Mannoni, sarà no. La sua? No. Non ho idea. Direi di no. Va bene, quindi non ci è servito... C'è anche Belen là in fondo, è Belen quella là, non la vedo bene, quella attaccata a un tronco, credo di sì. Quella proprio, escluderei. Credo di sì. È la prima googolata strana che mi è uscita. Perché di solito cos'è? E di solito escono tutte le foto dei personaggi. Invece... Ma io non sono un personaggio, mi spiace. Le donne di solito escono tutte con le facce da porche. Te sì, lo dico. Sì. Senti, allora, tu hai dichiarato che sei ipocondriaco, sì, ansioso, sì, che hai paura di volare. Tutto. E che ti spaventano i film dell'orrore. Non che mi spaventano, non li guardo perché non preferisco vedere cose preferisci... più... Sì. Ok. Ti mettono un po' di ansia. Ecco, non voglio aggiungere peso, ansia okay. All'ansia. Potendo evitarlo. Esatto. Poi però tu vai in TV. Sì. Okay. C'è un po' la faccia da Pandoro, possiamo dirlo? La faccia da Pandoro! No, che è una faccia simpatica! Cosa vuol dire la faccia da Pandoro? Che è la faccia simpatica. Ah, grazie. E quindi? Invece... E contrasta con queste cose? Un pochino cose, sì, no? Sai, io, è lavoro, è mestiere, no? Quindi quando uno va in onda, poi cerca in quell'oretta, mezz'oretta che va in onda. Anche tu sicuramente non sei così a casa, io immagino, no? Beh, io purtroppo la mattina quando mi sveglio sono così, perché vado a letto così anche. Senti, è vero che non ti riguardi mai? No, mai, assolutamente. Perché? Perché non mi piaccio, ma non lo dico, cioè ho questo senso quasi di repulsione verso... quindi se mi guardo mi deprimo, e quindi, ma non per un fatto di aspetto... Non è un fatto di aspetto, mi sento inadeguato al ruolo. No, ecco. Ti ho portato qua perché in effetti abbiamo pochissimi mezzi, le uniche luci dello studio decenti sono più o meno qua. E siamo bene, quanto bel pubblico. Tu ti guardi e ti deprimi? Sì, mi guardo. Beh, se mi guardo mi deprimo. Ti stai vendendo benissimo al pubblico comunque. Questo è... Perché, che cos'hai di deprimente? Non mi ritengo inadeguato, insomma, non mi piaccio in televisione. Aspetta, guardiamo le foto, vai. Ma che cacchio di foto abbiamo preso? Dove l'avete preso? Ma che ne so? Sono quei cretini di della campionare. Grafica. Poi vedi, faccio Versace, me lo dicono sempre, no? Fai faccio bene. Versace. Fai sì. Bene a non guardarti. Comunque, sì, dopo sì, queste sì. Foto ho capito. Sì. Senti, allora, io devo dire questa cosa. A un certo punto ero convinta che avrebbero dato a te la direzione del TG3. Che... Ecco. A un certo punto i giornali hanno scritto che eravamo in competizione io e Bianca. In realtà non è vero perché... A Berlinguer... Non sono mai stato in competizione, lei, diciamo,
senz'altro lo merita di più. Sai quindi... che è il cognome? Perché non Maurizio? Forse è il cognome Berlinguer? Potevi cambiare il tuo in Togliatti, no? Cioè, magari. Non siete mai stati in competizione, però? Io e Bianca, noi abbiamo fatto quasi una, diciamo, una carriera simile, no? Nel TG3, fin dai tempi di Curzi. E sì, quindi conduttori sempre, insomma, più o meno cose simili, eccetera. E quindi non hai... Però lei sta bene. Hai rosicato un pochino? No, assolutamente. Io, anche perché io, non, come prima, no? Non, veramente, adesso sembra che faccio troppo il modesto, poi... Non è proprio il mestiere mio, ecco, fare il diretto, perché è un altro mestiere, no, rispetto al giornalista. Quindi lei invece sta imparando, ma lo fa bene, insomma. Sta imparando? Ha il beh, insomma, non è che uno nasce direttore, invece, no. È da pochi mesi, però ha il temperamento per farlo, insomma, no? Okay. Io non sarei mai capace di dire a una persona che sbaglia un servizio di prenderla e di cazziarla. Ah, perché lei fa così? Lei è abbastanza decisa, sì, sì. Ah, sì, veramente? Sì, sì. È tosta. Sì. Molto tosta, sì, sì, sì. Senti, allora, so che non ti piace parlare dei colleghi, e quindi io direi che possiamo parlare di Minzolini. Che dobbiamo dire di Minzolini? Dammi lo spunto. Ecco, ma no, volevo capire, se dovessero cacciarlo dal TG1, tu lo prenderesti? Minzolini è sempre stato un ottimo giornalista, quando era nella carta stampata, nel senso che ha inventato uno stile, no? E tutto il dietro le quinte che fanno tutti l'ha inventato lui, eccetera. Cos'è andato storto? Detto storto che improvvisamente quando è diventato, secondo me, a mio giudizio, poi per carità, io non gli contesto gli editoriali, ad aspetta, esempio. Però tu lo assumeresti? Dove? No, dico a Linea Notte. Se torna a fare il suo mestiere, sì, perché no, tutte le sere lo potrei sguinzagliare in caccia dei politici nella Roma by night, sarebbe perfetto. Sarebbe perfetto. Mi hai dato un'idea, così sarebbe perfetto. Male. Però noi ci siamo inventati questa sera una rubrica speciale per te. Sì. E ti devo dire il titolo? Notizie del TG1. Cazzo! Come? Non ho capito. No, è notizie del TG1 a casaccio. Diciamo. E no, perché adesso non mi fate fare sempre brutta figura, cavolo. E Maurizio, allora noi adesso in grafica faremo apparire dei possibili titoli e tu, sì, siccome sei in realtà un giornalista molto molto bravo, non usi il gobbo e sei, certo, uno bravissimo a giocartela questa cosa qui, io... Che devo fare? Li devo leggere? Che devo fare? Sì, dovresti dare queste notizie tipiche del TG1. A cao? Ok, a cao. Ah, vabbè. Esatto. Mancano due lettere. Cazzo, ok. Però, non potevamo tenerla segreta più di tanto. Io mi devo ho due, anzi tre figli, quindi mi devo parare. Io sto al gioco vostro, non vai, è che, tranquillo. No, non no, è che no, ho organizzato, no, io questa roba qui. Non l'ha organizzata, lui si sta dissociando. Mi dissocio come anch'io dal mio stesso programma, e quindi adesso noi ti daremo delle notizie tipiche del TG1. E sì, tu dovresti andare e improvvisare uno svolgimento di questa notizia, cioè raccontare ai nostri telespettatori a casa. Devo leggere? Sì. Sindacati inglesi contro i tacchi a spillo al lavoro. Prego, accomodati pure, vai dove eravamo prima, sotto telecamera. Vado avanti. Malumore per la decisione presa dal primo ministro Cameron, le prime manifestazioni a Londra, anche Buckingham Palace starebbe pensando di organizzare una clamorosa protesta. Basta. Ma puoi anche chiuderla, concludo. Chiude. Comunque si prevedono per i prossimi giorni tumulti nelle piazze londinesi e inglesi in genere. Perfetto. Puoi tornare qui, vedi, da me. Io la metto sempre sul sociale, ritorno? Sì, 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 sì. La metti sempre sul sociale. E mi scappa sempre perché è inclinazione nostra, sempre. Però insomma sei stato giustissimo, bravissimo. A questo punto io vorrei far entrare una donna che fa i sondaggi per noi. Non so se te l'hanno raccontato le tue figlie, ma te la faccio conoscere adesso, è la nostra Geppi Cucciari.
Buonasera. Buonasera, buonasera. La conosci? Certo, sì, certo. Quanti ricordi? Guarda come sorride al pensiero, saluto Maurizio Mannoni, sono molto affezionata a lui. Io assolutamente a quest'ora, Vicky, guardo TG3 proprio linea notte, proprio mentre c'è il maestro Barbera che suona, io tengo il monitor per essere rassicurata da lui, dai suoi ospiti, che sono contraddistinti tutti quanti da una certa allegria e gaiezza. Anche i libri presentati, per esempio ricordo alcuni dei titoli presentati di recente, L'esegesi della malinconia, Dei licenziamenti in tronco e oggi Loculi. Ospiti veramente vivaci, a questo punto anch'io ci terrei a presentare il mio libro che sta per uscire, sì, che parla di un amore diciamo un po' triste, un po' con dei problemi sul finale. Comunque secondo me posso venire da te a presentarlo quando mi inviti, Geppi Cucciari, Due palle sottoterra, che insomma... Quando vuoi, mi sembra molto stimolante come argomento. Sì. Sono un po' fuori tema, tu mi dirai, ma scommetto che troviamo un collegamento col licenziamento no, di sicuro. No, diciamo, spesso facciamo due palle così, non... ma del resto se non li trattiamo noi, poi non li tratta nessuno, quindi ci tocca anche questo ruolo, mi dispiace, sì. No, ma no, hai ragione. Geppi, so che vuoi partire con il sondaggio subito, però io devo dare la pubblicità e torniamo tra pochissimo qui con il sondaggio di Geppi Cucciari e Maurizio Mannoni. State lì! Come va? Si è spaesato? Pensare che siamo dei pazzi, in effetti. Bentornati, siamo in compagnia di Maurizio Mannoni e abbiamo anche la nostra Geppi Cucciari per il sondaggio. Allora Vicky, visto che qua abbiamo un volto del TG3, volevo insomma in qualche modo dire anche, manifestare la mia stima verso il vero direttore del TG3, diciamocelo, eccolo qua. Qui aveva appena pronunciato la frase: se perdiamo un'altra volta le elezioni mi metto un cappello da deficiente. Diciamo un uomo di parola, una cosa sempre più rara in politica. Ma soprattutto Mauro, mi piaci tu, un portatore sano di lupetti, un po' così, un po' descurto. E questa è la sigla del sondaggio. È la sigla che mi viene sempre in soccorso quando sto molto bene. Allora, ti andrò a leggere delle domande che riguardano un sondaggio che è stato fatto veramente, che è vero nelle sue, diciamo, estremi più drammaturgicamente precisi. Così, parole a caso nella notte, del resto non sarà la prima volta che le senti. Maurizio Mannoni conduce Linea Notte del TG3. Lei, potendo, metterebbe 10 euro di tasca sua per pagare un parrucchiere alla Botteri, quella da New York, ed evitare che vada in onda con un mocio Vileda in testa? Maurizio, sì. Sì per quasi il 50% degli italiani, no per il 27,6%, già messi, ma purtroppo se li spende tutti alle slot machine, il 23,9%. Mannaggia. Sta ecco. Benissimo così, Giovanna. Sta bene. Ecco, vediamo se vuoi ridire questa frase dopo averla rivista. Ecco. Cara! Diciamo che non è l'unica che non si rivede, diciamo. Forse se si rivedesse anche lei. Ha un po' i capelli un misto tra Axel Rose e Joy Tempest, così diciamo, un po' anni 80. E che, insomma, probabilmente nella diaria non ci sono i soldi del parrucchiere, quindi lei, insomma, si organizza con la spazzola come può. Comunque quello è uno stile preciso, quello del TG3. Vi vestite ancora come se il muro di Berlino fosse appena crollato e voi foste rimasti sotto per in qualche modo. Altri esempi dell'eleganza del TG3, ecco qua, vediamo Riccardo Chartroux che conduce alle 19, l'unico conduttore al mondo con le camicie in carta millimetrata. Poi c'è un altro esempio di glamour, Roberto Toppetta, quello del servizio politico. Ecco qua, sembra un fotomontaggio. Scusa Maurizio, io non dico niente, non infierisco. Non devi infierire, tu al massimo devi difendere. Ho solo tentato di difendere Giovanna, poi... Sono tentato veramente con debolezza, comunque, lasciatelo dire. No, Giovanna la difendo con passione. No, ma guarda che quasi non si parlava del suo lavoro, ma della sua dimensione tricologica, era quella la cosa difettosa.
come giornalista va benissimo. Poi sai che ha un'imitatrice che viene prima di Linea Notte, quindi già quello la mette un po' in crisi. In un'altra trasmissione c'è una che fa l'imitazione proprio di Giovanna con dei capelli incredibili. Quindi non sono l'unica ad essersi accorta, diciamo, di questa sua dimensione bislacca. Comunque, allora, anche lui, scusami, adesso guardalo, cioè, va bene essere comunisti, ma lui esagera, scusa. Era a Rimini a Ferragosto questo servizio. No, infatti, sto lavorando io adesso, tu ascolta. E infine c'è Giuseppina Paterniti, ecco, l'inviata a Bruxelles, qua, la vediamo poco prima che una folata di vento la trasporti in Lapponia. Noi badiamo poco al look. Addirittura anche quelli nello sfondo sono vestiti male quando c'è il TG3 di mezzo. Comunque, sì, hai ragione. Badate poco al look, è più la stessa. Ma va bene. Però essendo io una comica cerco, diciamo, di cogliere le vostre debolezze. E devo sforzarmi sugli abiti, penso un po' che uomini perfetti che siete. Allora, andiamo con la seconda domanda. Anche Maurizio Mannoni è entrato al TG3 perché era comunista. Secondo lei è mai esistito un giornalista del TG3 che fosse, che so, dell'Udeur, oppure se al provino non ti vesti almeno come Stalin, manco ti prendono in considerazione? Guarda, non è esistito per il 95,4% degli italiani intervistati. Allora, quindi secondo questa percentuale per entrare al TG3 bisogna essere comunisti. Io temo sia vero, so che la vostra è l'unica mensa Rai dove si mangiano anche i bambini, però c'è da dire che in Italia dei comunisti ce n'è sempre di meno. Rimangono ancora dei comunisti nell'ambito dei giornalisti, quindi vediamo un po' una carrellata, insomma, che ti propongo. Ecco qua, abbiamo qua Giuliano Ferrara, un giovanissimo Giuliano Ferrara, ancora prima, quando ancora si pettinava almeno con la lisca di pesce. Oppure potreste pescare qua Carlo Rossella, qua lo riconosciamo, a una, quando sfilava per introdurre la pausa champagne a lavoro. Ma soprattutto abbiamo un'immagine inedita, insomma, anzi un filmato inedito che riguarda Augusto Minzolini che recitava addirittura con Nanni Moretti in Ecce Bombo. Questa occupazione deve essere preparata con la massima cura e precisione. Giovanni telefona domani alle 8:15 a scuola e blocca il telefono. La prima squadra entra dentro scuola e arriva fino al secondo piano. Pensate, era pagato per dire male cose scritte da altri. E diciamo che è una dimensione che ha tenuto questa anche adesso. Errore di gioventù, in qualche modo. Del resto, mi chiedo chi non sia mai stato comunista da giovane, chi non l'è stato mai? Ecco qua, forse lui, Walter Veltroni. Ricordiamo che Walter Veltroni è quello di destra. Allora, andiamo con la terza domanda. Che so che in qualche modo ti sconvolgerà, perché ti ricordo che questa domanda è questo sondaggio è vero. Quale di questi mezzi informativi ritiene più attendibile? TG della 7 per il 31,9%, TG5 28,6%, il mio portiere 14%, TG3 11,2%, TG1 8,9%, TG4 5,4%. Allora, diciamo che comanda, come vedi, il TG della 7 seguito dal TG5, ma insomma il TG3, TG1 e TG4 sono alle spalle del mio portiere. Che ci tengo a dirlo, però, è Alfonso Signorini, quindi comunque io sono una botte di ferro. I portieri sono molto ben informati, quindi non mi stupisce quel 14%, no? No, infatti, ma mi stupisce di più il 5,4% del TG4, devo dire. Anzi, dovrebbe stupire qualcun altro. Comunque, io ricordo sempre il mio libro, Due palle sottoterra, devo ricordare il titolo. Tu mi hai promesso di ospitarmi, certo. E guarda che io vengo davvero. Certo, ma prendiamo appuntamento adesso. Vabbè. Quando usciamo. La prenderò come una proposta con questo entusiasmo, come l'hai fatta, e allora, ne parleremo dopo. Grazie, ciao Maurizio. Grazie. Ciao Cucciari. Allora, senti, c'è una cosa che ultimamente mi fa andare giù di testa. Sì, è anche un po' Kim Rossi Stewart, perché vorrei sposarmelo. Questa è la mia ossessione, no, in realtà io non riesco a farmene una ragione, però è ufficiale, Saviano e Fazio hanno battuto il Grande Fratello. In che paese viviamo, dico io? Cosa sta succedendo? È vero, no, ti prego, non c'è più religione. Non c'è più religione, ti prego, spiegaci. Che cosa sta succedendo in questo paese? È allucinante! Mi dispiace, dovrei darti una risposta seria, ma non...
Ma non era seria come domanda? Sì, sì, ma insomma, c'è voglia di bella televisione, no? Di cose importanti. Di contenuti. Sì, di cose importanti da vedere, no? Perché non è che uno, se sta davanti alla televisione, butta via due ore della sua vita, no? Giusto. Necessariamente. Può anche... Insomma, dipende dai punti, dalle trasmissioni. Ci sono le trasmissioni di vario genere, una trasmissione come questa è una serata trascorsa in maniera, tranne quando ci sono io, ma insomma in maniera... Ma non è vero, in maniera piacevole, no? E la gente questo vuole vedere, cioè è falsa l'idea che la gente a televisione voglia vedere solo stupidaggini o solo cose... È che solo queste gli propongono, o in gran parte, ma quando capita così accidentalmente una trasmissione di diverso tipo, la gente la vede in tanti. Ecco. Certo. Tu l'hai guardata? Cioè stai seguendo gli speciali, sì. L'ho guardata, certo. E ti piace? In gran parte, poi ci sono cose che, a parte che non condivido. Insomma, tipo? Quella dove non so, le parti dove sono, diciamo, troppo marcatamente, come dire, politiche, nel senso, no? Mi piacciono più le parti di racconto, no? Quelle sono molto belle, ma poi ci sono pezzi di televisione molto belli, insomma. Si vede, ad esempio, che lì gli artisti vanno per dare qualcosa, non per fare le ospitate classiche, giusto, ma vanno per dare qualcosa, no? Per entrare dentro proprio il racconto del programma. E tra Fazio e Saviano chi preferisci? Sai, televisivamente Fabio è uno dei fuori classe. Sì. Saviano si farà se continuerà, no? a provare a fare questo mestiere, ma lui ne fa un altro del resto. Sì, però. Esatto. Però dai, è ottima televisione, per cui... Allora, senti, in realtà lo possiamo dire che non ci sono più certezze, sta un po' cambiando, è un po' il mondo all'incontrario. Io adesso ti voglio far vedere Casini perché va a dire delle cose interessanti e un po' diverse nei convegni, te lo faccio vedere. Grazie a tutti. Grazie all'organizzazione, soprattutto ai giovani che hanno lavorato qua in questi giorni. Ci sono state 2000 persone che dal mattino alla sera per 10 ore hanno sentito i dibattiti. Questa è stata una sofferenza forte e ingiusta. Qui c'è bisogno di autocritica. Noi abbiamo perso le elezioni perché noi non facciamo una politica che si basa sui gossip. Francamente, il gossip piace agli italiani. Amici, di fronte a festini a base di escort, ma noi non tentenniamo affatto. Siamo in un'eccitazione permanente. Parliamoci chiaro, io voglio il 386,2% in più di performance sessuali, tornando ai livelli dell'82. E invece Rocco Buttiglione legge giornali per adulti. Amici, affrettiamoci pure noi. Un trans ce lo danno ancora. Grazie. Cosa ne pensi? Sembrava vero. Chissà che qualcuna di quelle cose non le pensi veramente. No? potrebbe essere. Senti, io mi sono informata sui tuoi hobby e ho letto che hai... hobby? Sì, tu hai dichiarato che hai il pollice verde, che fai dei quadretti da pittore della domenica e che collezioni i fumetti di Tex. Sì. Posso raccoglierti, eh? Ce la fai? Ti prego, di qualcosa di contemporaneo, Maurizio! Ma perché? Non ho capito. Ma dimmi che ti sfondi sono cose... Io ti ho detto quelli che si possono dire, il resto... Quindi ti sfondi di capirosca? Ti spiego dopo, eh? No. Sono cose bellissime, scusa, Tex. Quando stai su quel divanetto lì nei locali perché non balli, dimmi che ti sfondi capirosca. No, nemmeno. Così, guardo, contemplo. Ma i quadretti... Quali sono i tuoi hobby? I miei hobby? Sì.
vediamo se possiamo conciliare qualcosa. Ma io non ho una vita, quindi di conseguenza non ho hobby. Non ho una vita. Guarda, quadretti, perché il quadretto non ho detto quadretti. Ma dipingo qualcosa. Ma che, ancora questo TG1? Un altro? Cos'è? Oddio, questo è... Ah, sì. Due mucche fanno la spesa a Washington. Ah, questa proprio... Devo tornare là. È stata TG1, vai. Tocca a te. Questa mi sa che è proprio una... è stata data la notizia del genere. Questa, eh? Tutte sono state tutte, date, te lo voglio dire, sono vere. Era sfuggito. È il favoloso mondo del TG1. Era sfuggito. Vabbè, due mucche fanno la spesa a Washington, due tori fanno shopping a New York, e poi insieme si recano a incontrare Obama alla Casa Bianca. Non avevo capito che erano vere. No, le hanno date proprio queste le hanno date veramente, sono vere. Vuoi fare? Senti. Che vuoi fare? Non sei fatto per il TG1, te lo voglio dire. Beh, però l'ho letto, dai. Sì, sì. Però non ci credevi tanto, no? No, ho fatto un po' uno sforzo. Un po' di sforzo. Sì, ma a me piace dare anche le notizie più frivole, non pensare che io... Veramente? Sì, sì, anzi, mi piace un'informazione... Qual è la più frivola, diciamo, che hai dato? Quella che ti, adesso, ce n'è una che ti ricordi? Frivole, forse, ma notizie più leggere, di costume, di storie, di vicende, non so, hai dato una notizia tipo il cane più alto del mondo? No, queste no. Queste la medusa no. Più panciuta, non so. Queste no, però ti ripeto, quando io facevo quel programma, sì, lì, ecco, davamo notizie di salvataggi più assurdi, no, estremi... che mai si possano ricordare. Ultimo di... minuto, vogliamo appunto, ricordarlo, no, tra l'altro. Salvataggi di ogni tipo, avventure, davo anche quelle notizie lì. Senti, tra l'altro, ultimo minuto, mi ricordo che facevate delle ricostruzioni, no, in versione fiction, sì, di eventi realmente accaduti. Quindi, ti volevo chiedere, c'è una fiction adesso in corso che è questa qua. Come va a finire, secondo te? So, potremmo chiederlo a lei che fa le carte. Allora, facciamo una cosa, accomodati da Melissa e proviamo a chiederlo a lei. Prego, vai pure. Eccoci qua, era Melissa. Su questa vicenda fare le carte è molto difficile, sono molto ben protetti loro, quindi... se mi dai questa notizia... Facciamo le carte su di lui. No, su di lui io so che è un uomo molto superstizioso, superstizioso non è il termine, però ha un po' paura. Allora non io le dico sapere quello che accade. Allora io le dico una cosa che è già accaduta, ma anni e anni fa, sì, quando sua moglie era incinta delle sue figlie. Ah. Era lei che soffriva i sintomi di gravidanza per caso? Cioè lei al posto di sua moglie? Cosa stai dicendo? Sì, si giuro. Droga, Maurizio, tranquillo. Mi viene fuori questa cosa? È vero? Vieni fuori questa cosa qui. No, e chi te l'ha detto? Come chi me l'ha detto? Le carte? Le carte, no, è vero che per la prima figlia, diciamo, poi il medico è dovuto uscire, diciamo, lasciando mia moglie in sala parto per venire a soccorrere me, ma penso che... Sì. Esattamente. Penso che sia comune a molti neopapà, insomma. Non lo so, io, a me è venuta fuori questa cosa perché non potevo leggerle il futuro, quindi ho preso una cosa molto vecchia. Diventerà mai direttore del TG3? Ecco, guarda questa cosa qua, dai, vediamo. Lui non vuole diventare direttore del TG3. Guardiamola però. Sì, no, è qua, c'è questa cosa, ma non, è lui che ha molta paura perché ha molto bisogno della sua intimità. Però c'è scritto, cioè, le carte dicono che diventerà direttore del TG3? No. Ah, ok. Nemmeno le carte. Se le carte... Se l'avessero detto le carte non mi faceva schifo, insomma. Poi uno può sempre rifiutare. No, certo, no, però lei è superstiziosa, quindi le carte non le dicono neanche... Non seguono... No, rispondono a chi vuole, a chi vuole ricevere una risposta. Va bene. Perfetto. Maurizio, puoi tornare qua, grazie, tranquillo. Grazie. Mi stavo appassionando. Grazie, Melissa. Ah, ma se vuoi... Mi stavo appassionando, però. Ti stavi appassionando? Mi stavo appassionando. Ma ci posso ripensare, posso chiedere qualcosa? Allora, fatti venire in mente nel frattempo una domanda, perché adesso c'è il cielo manca e io voglio far entrare la nostra prossima ospite, che è qua dietro che aspetta, e quindi facciamola entrare subito, Paola Cortellesi! Avevi promesso, cioè io ti ho detto vengo solo se faccio il ballo di Paride con Paride.
tu sei? Allora, io sono paride. Una volta, ogni anno è più difficile. Allora, dov'è paride? Scusami, volevo fare Maurizio, il ballo di paride. Aspetta un secondo, ciao, Maurizio. Lisa, ciao Melissa. Ciao Maurizio. Perché è lungo. Adesso se la tira perché fa Zelig. Vuoi paride? Volevo fare il ballo di paride con paride. Una cosa ti avevo chiesto. Va bene. Non ci vediamo mai. Fammi trovare paride, perché io una cosa ti avevo chiesto. Poi, va bene, ok. A questo va bene, punto, niente. Comunque, magari... Allora facciamo entrare paride! Vai paride! Adesso ti puoi accomodare. Paola Cortellesi! Buonasera. Aspetta, fammi salutare. Come stai? Ma dove vai? Vado a salutare. Siamo mica soli qua. Non è che mo perché te sei la conduttrice. Adesso saluto tutto il pubblico. Accomodati. Voi vi conoscete, tra l'altro, avete fatto sì. un lavoro... Abbiamo vedo fatto... che c'è una certa intimità. No, ci mancherebbe altro, no. No, perché mi ha fatto fare una cosa incredibile. Lui ha fatto il VJ... del tuo programma. Del mio programma, non perdiamoci di vista. E faceva un VJ, diciamo un VJ triste. Il VJ triste facevi? Sì, come mai ti è venuto in mente il VJ triste per Maurizio? Ma guarda, lo sai che ancora me lo chiedo. Però come VJ, diciamo, Maurizio... Quella era la gag che io dovevo fare l'imbranato. Doveva fare... E ha recitato molto cambio, bene. Un cambio... È stato bravo? È stato bravissimo. No, un cambio... Allora, com'era? Era andato al TG3, quindi ti serviva un nuovo sì, VJ. Un nuovo VJ. Quindi io lo facevo in maniera molto... E te lo ricordi un pochino? Sì, ma guarda, se vai su YouTube c'è ancora adesso. No, lei diceva per farlo... Ma adesso, per farlo un secondo qua adesso? No, ci vorrebbe un test, no. Però dicevi delle cose, questa cosa che... Sì, te devo dire delle cose da giovane. Spacca. Però ho detto come dico le notizie del telegiornale. Era una gag. Che bello. Una bella gag. Infatti ha avuto molto successo. Abbiamo fatto bene a farla quella. Allora, adesso è il momento del ce lo manca. Io elencherò una serie di esperienze. Dovrete semplicemente dire ce lo o manca. Cose un po'... Non vorrei mica dire la verità. Si deve dire la verità, visto? Paola. Una delle ultime che ho visto c'era qui... Chi c'era? Concita De Gregorio. Concita, certo. Ha detto delle cose impegnative. Anche Secondo me ce la puoi fare. Io mi voglio consultare sempre con Maurizio. Va bene. Ma lo dobbiamo dire in coppia? No. Allora, ci consultiamo e poi rispondiamo all'unisono, ok? Va bene. Quel viaggio in barca di notte con le birre e le canne. Manca. Ma a me mancherà quasi tutto di queste cose qui. Manca. Però, uno, due, tre. Dico, sì. No, uno, due, tre. Manca. Bene. A letto urlo. Cielo. Che ne sai te? Che mi dici? Cielo. Ma che ne vuoi sapere? Ma sì. Manca. Dai, non consultatevi. Manca. Falsi. Pensieri omicidi. No, questo io non mi consiglio. Ma mi dispiace, manca, non lo so che adesso manca, ti manca. Butterai no, per manca. Terra. Omicidi, ancora, dai, no. Manca. Quella leggera puzzetta di sinistra sotto al naso. A me pare che manchi. Dai, manca. Cielo. Io, no, tu non ce l'hai, io meno che mai, figurati, non perché dovrei. Spero che mi manchi, no? Sono fedele, ma ogni tanto una bottarella gliela do. Sono fedele? Ma ogni tanto una bottarella gliela ma do. Ma come potete pensare che si possa rispondere con un minimo di sincerità ad una domanda del genere? Devo dire, manca, no. Quindi è un cielo, va bene, dai. Interpretiamo. Non lo so. Manca, Maurizio. Siete un po' una cosa trasgressiva, proprio... dobbiamo dirla, sennò facciamo la figura proprio dei... Dei pirla. Fine, sì, vabbè. Cioè, gonfiare rimborsi spese. No, manca. No, qualche volta. Ah, è cielo! No. Quando facevo l'inviato,
diciamo qualche, ma questo siccome non ci stai mai dentro, allora una cena, una ricevuta in più, un taxi in più, una robina in ma più, per starci dentro. Ma certo, ho comprato un sex toy. Chi? E buonanotte, cielo. Wow, allora anch'io. Cos'era? Vabbè, adesso non stiamo qui a... Cielo? Sì. Cioè, una cosa che pensavo servisse per fare i massaggi al collo, te lo giuro. Poi mi hanno spiegato che non era per il collo. Certo. Te l'hai buttato? No, no, cielo. Ma ce l'hai ancora? Ce l'hai ancora. Ancora cielo. E lo usi per i massaggi? Lo uso per i massaggi al collo. Certo. Sì, sono cagacazzi. Cielo. Tutte e due ce l'avete. Sostanzialmente sì. Motel a ore. Eh? Motel a ore. Manca. Mi sarebbe tanto piaciuto, penso. Beh, non è che sei morta, eh? No, infatti ancora c'ho tempo. Però ormai... Cosa ormai? No, sono quelle cose, quelle esperienze che motel a ore. No. Ma dai, Manca. E manca. Sono, ma quali? Quelli dei film americani, quelli sulla strada? Quelli americana come cosa? Non quelli sulla piace... strada, che arrivi con la macchina davanti. Però lo conosci bene, vedo. manca. Ok, va bene. Ho sfondato un picchetto a scuola. Oh? Ho sfondato un picchetto a scuola. Cielo. Sì. Ok. Vorrei un fisico diverso. Cielo. Come vorresti essere? Che sei perfetto così come sei. No, piacerebbe essere come, non lo so. Cielo. Ho amato una persona di destra. Beh, se, so, bisognerebbe, forse allora non lo sapevo, non lo so. Cioè, a una certa età non è che capisci bene. Quindi così, da quando ho capito come sono fatte le persone di destra, no, manca. No. Ok. Però è un cielo, diciamo, nel passato. Potrebbe. Ma manca, credo. Credo, ok. Credo. Ammirarsi nudi davanti allo specchio. Ammirarsi? Nudi davanti allo specchio. Ammirarsi che è il problema. E, cioè, se dicevi guardarsi, sì. Cioè, ma ce l'ho. Che di... Beh, che faccio? Cioè, non lo faccio. Non c'è, no, manca. Cioè, non è che... No. Te lo fai, scusa. Ma non ho di questo a casa, non ho specchi. No, non ce li ho. T'ho appena detto che io non mi guardo neppure in televisione, figurati se mi guardo nudo davanti allo specchio. E pensa che specchio io ci vuole, manca, perché fa 2 metri. Allora, voglia di menare D'Alema. Ma cielo. Non hai risposto... Questo è un merdone ufficialmente, no, però... No, mi manca il fatto di averlo fatto. Ma perché no? Forse... In genere, no? Politici gli farebbe bene ogni tanto prendere qualche mazzata. Qualche... Fatta bene. Sì. Paola? Manca, non picchierei mai nessuno. Mai? No. No? No, col pensiero, ma mai farei una cosa violenta. Va bene. Sesso e schiaffoni? Insieme, contemporaneamente, dici? Cioè, no schiaffoni, poi... Sesso un po'... Sì, faccio cominciare sempre a te, perché poi ce l'hai, no, perché hai il dubbio, ce l'ha, dai. Se lo dice tu, lo dico anche. Dai, famo fighi, perché sennò siamo noiosissimi. Cielo. Sempre. Attenzione alla risposta, perché qui non mi fregate. Autoerotismo. Cielo. Ma chi non cela? Cielo, com'è? Cielo, vero? Certo, per forza. Per lunghi anni. Sì? Certo, è stato un lungo tragitto. Perché mi guardi? Io non lo so. Un lungo tragitto. Lungo tragitto. Una traversata del deserto. Certo. Ho capito che ce l'hai. Io ho già risposto. Già risposto. E quindi a questo punto io ringrazierei Maurizio Mannoni. Grazie di cuore. Lei prosegue. Lei prosegue. Fai tutto quello che facciamo, ho fatto io. Sì. Bella. Ciao. Lei rimane. Ciao. Grazie. Ti puoi accomodare di là. Grazie Maurizio. Accomodati. Qua. Dove vuoi tu? Qua. Sì. Senti, noi abbiamo preparato un pezzo per te. Sì. Arisa
ti dedicherà una canzone. Grazie. E quindi io non so se nel frattempo mi serve. No, va bene. Allora, no, sì. Beh, sentiamo, ascolterei sentiamo la canzone. Sì, perché... sì. Prego, Arisa. Grazie. Non mi chiedermi di avere un equilibrio anche in quei giorni. Non mi chiedermi di farti lo stufato quando torni. Non mi chiedermi il teorema di Pitagora, non ho la licenza media in prima, mi bocciarono. Non mi chiedermi un orgasmo che non so come si scrive. Non mi chiedermi se ho sexy più la fronte o le gengive. Non mi chiedermi di coniugarti i verbi, non li so. Se li avrei saputi molte li imparavo. Vieni avanti. Non mi chiedermi di amarti con le tecniche orientali. Non cercare di sorprendermi all'incrocio dei miei pali. Non mi chiedermi di rivelarti dopo il punto G. Con il mio alfabeto arrivo fino ad F. Girl band, belle ragazze con le gambe perfette. Girl band, noi siamo top dalle vedute strette. Girl band, sinceramente non capisco chi ci piace, ma nei nostri playback ci mettiamo l'anima. Grazie. Grazie a te. Arisa, grazie, brava. Che brava. No, perché, allora. Ma che brava. Arisa ha perso una scarpa. No, perché... Quando mi chiedevano verso i 16 anni che cosa volevo fare da grande, io dicevo che volevo fare la Cortellesi. Quindi io sono una vecchia. No. Bene, grazie Arisa. Benissimo, grazie. Grazie. Non è vero, non è vero, sono molto lusingata. Arisa, sono una voce... Brava, lei ha talento. Lei ha molto talento. Lei, dico? Ah, sì? Sì. C'è da andare a smazzare dalla nostra Melissa P. Ah, le carte? Sì. Bello. Ciao. Ciao. Non ti devi sedere neanche tu, devi soltanto smazzare. Ah, devo solo smazzare? Sì, 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 grazie. La sedia è più comoda sul divano. Allora smazzo. Grazie. Devo fare così. Perfetto. Poi me ne vado? Sì. Sì. Se vuoi puoi rimanere, eh? No, programma singolare. Allora, Paola, senti... Sì, ma non con quel tono, ok? Moi? Are you talking to me? Are you talking to me? Che bellissimo, oh, guarda, no, come lo fa bene. Mi piace tanto quando fa così. Ehi, puoi fermarmi la testa che non si ferma più? Grazie. Basta. Perfetto. Quanto sei stupida. Siamo due cretine. Allora, no, sono felicissima di averti ospite qui. Sei stra in forma e vorrei iniziare col parlare immediatamente di Nessuno mi può giudicare, che è un film nel quale tu interpreti una escort, sì, giusto? Che si innamora di Raul Bova. Sì. Benissimo. E so che non c'è nemmeno una scena di nudo. No. Ecco. Cioè, non mia, ma neanche sua. Ora. Tu riesci a immaginarti una definizione di sfiga più precisa di così? Cioè... Uno lavora con Raul Bova... Una? Sì. Questa qua, lavora con Raul Bova e non c'è nemmeno una scena di nudo. No. Allora non serve parlarne, no, o sì? Infatti, cioè... Però è figo il film, fa ridere, parla di una che fa la escort. Che però, no, fa ridere. Qui si parla di attualità. Si parla un po' di attualità, sì, però non delle note vicende, insomma, di cronaca. Quali? Quelle che riguardano un po', diciamo, alcuni politici a noi noti. Non abbiamo sentito hanno... niente. Ma niente? No. Di nipoti, di Muba, no, niente. Ah, cioè del... Tu sei, tra l'altro, nipote di...
Io sono della, dai, della Thatcher. Esatto, aiuto, ecco, fate, perché l'è inglese. Perfetto. Così. Senti, allora, adesso noi abbiamo una rubrica qui che tutti i comici detestano. Qual è? È il facce ride. No, dai, il facce ride, no, è la il facce ride. Allora, adesso uscirà una grafica, noi ti suggeriremo un personaggio e tu dovrai avvicinarti alla telecamera, guadagnare il centro del palco e vediamola, farci un piccolo accenno. Va bene. Ok? Silvana! Che tra l'altro è una delle mie preferite. Allora, Silvana. Puoi fare quello che vuoi, a Michele o a Lamberto? A Michele. Intervista te, Silvana, intervista. A Michele. Microfono intervista finto. Me? Finto, lo teniamo spento, tanto si sente da qua. O teniamo acceso questo. Cosa facciamo? Michele, amici della vita in diretta, eccoci in compagnia della Vittoria Cabello, con la B però. Cabbi. Perché da noi a Roma è Cabello, si dice Gabbi. Gabbi. Vittoria è una... Vittoria è una... Vittoria è una... Intanto, Vittoria è una, sin da bambina, che cosa vogliamo dire? Vittoria adesso fa la conduttrice, però fin da bambina sognava di far parte del mondo dello spettacolo, tant'è che ha cominciato a fare tanta gavetta, sì, già sì, quando era in fasce praticamente. Come? Ha cominciato con, diciamo, ballando il tip tap agli angoli delle strade e siccome molto malata di doppiaggio, doppiava quando passava donne arrivato l'arrotino. Ma no. A lei piaceva molto doppiare questa cosa. Dillo, non ti vergognare, tira fuori il marcio, Vittoria. No, non è vero. Tira fuori il marcio, Parastella, sei vergogna, perché è una ragazzina, però invece è tanto caruccia. E che altro dire? Lei ha fatto tanta gavetta, poi finalmente è arrivato il grande successo, dopo un brutto passato di fatto di piccoli furti e smercio di roba rubata. Ma come rubata. È? Non è vero! Non tira fuori il marcio, non te devi vergognare? E poi finalmente ha fatto tanto successo e tanti programmi. Titoli non mi vengono, se mi chiedi i titoli non mi vengono in mente. Però quest'ultimo si chiama Victor Victoria, cioè ecco, un po' a sottolineare un po' l'ambiguità, diciamo, della persona, che infatti come? Non è né carne ma non è manco pesce, per dire. Non è incapace, ma manco se vuol dire che è tanto brava, non è uomo, ma manco se vuol dire che è donna. Ecco. A più tardi, Michele. Che faccio? Allora, puoi salutare Michele e lanciamo adesso la pubblicità a questo punto. A più tardi, Michele, anzi Lamberto, scusa, parlo Lamberto, mi dimentico sempre. E più tardi con Victor Victoria dopo la pubblicità con sta creatura. Ciao! A tra poco, state lì! Io Silvana la amo. Silvana è la follia. Come il cacio sui mancheroni, sta bene, stupenda, è stupenda. Ah, i fotografi. Arriviamo. Felicissimi di averti ospite, veramente. Grazie, io molto felice di stare qui. Grazie a te. Veramente. Allora, abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Io parlerei subito di... allora, sei al cinema con Maschi contro Femmine, continua a confermarsi prima in classifica, sta sbancando veramente il botteghino e quindi perché fare ancora promozione? Ne hanno parlato tutti. No, ma infatti, dobbiamo ancora parlare di... No. Campione d'incasso, è andato bene, bel film, fa ride, carino, bello, è piaciuto a tutti. Esatto. Non so, cast spaziale, esatto, stellare, esclusa me, dico, però. Ma brava, smettila! Fabio De Luigi, una creatura, guarda. Va bene, adesso questo momento, Lucia Ocone, vabbè, adesso non dico tutto il cast perché mi... Certo, però c'è Alessandro Preziosi, questa io con Alessandro Preziosi, vedi, adesso faccio...
questo è il nuovo De Luigi, Giorgia Wurt, insomma basta. Giuseppe Cesare, sì certo, va, vedi, guarda, Claudio Bisio, hai visto Claudio Bisio, cioè, pure, guarda, guarda, Emilio Solfrizzi, guarda, guarda, adesso perché mi sono ingarellata, guarda, guarda, di nuovo Giorgia Wurt che gioca a pallavolo, guarda, Vaporidis, Sara Felberman, Chiara Francini, dai che forse lo deve, Paolino Ruffini, dai Carla Signori, siccome è brava. Ma ragazzi, film. Ma c'è dentro tutta l'Italia, c'è qua tutta dentro. L'Italia. Cioè, mi sono il tizzetto. Poi dice, va bene, Luciana Tizzetto, vabbè. Ci mancava che andava male molto, sta roba qua, è un no? È molto carino, è molto fatto, carina, è piaciuto vero. A molti e siamo contenti, ringraziamo brava, sempre il brava, pubblico, brava, lo va a vedere. Brava. Però hai girato anche una fiction che andrà in onda a dicembre. Le cose che restano. Le cose giusto? Che restano, sì. Questa è una fiction ed è una storia in 4 puntate di Gianluca Maria Tavarelli ed è una storia molto drammatica. E per la televisione, l'ho già detto, scritta da Ruli e Petraglia, che sono 2 sceneggiatori straordinari e famoserrimi. Bene, allora io ci faccio un in bocca al lupo naturalmente crepi per lupo. Questo, però ecco, la cosa che a me piace di Paola è che tu sei in grado di passare dal comico al drammatico al comico di nuovo, perché in realtà tu sarai la nuova conduttrice di Zelig e tra l'altro sembrava a un certo punto che sembrava che dovesse c'era in lizza pure Geppi Cucciari. Ma non è vero. Sì. Geppi sì. Neanche lo però, sapeva, credo. No, giuro, perché io l'ho letto su tutti i giornali e so che Geppi comunque ha preso benissimo questa cosa. Ti faccio vedere. Questo è Geppi quando ha scoperto che conducevi tu Zelig. Posso garantire che i giornali si sono inventati. Si sono inventati. Penso che non avesse proprio in mente. Chiediamoglielo subito. Geppi Cucciari! Ciao Geppi. Paola. Tutto bene, sì. Ma certo, tutto bene. Non è vero che non lo sapevi? No, sono stata io a dire no. Quest'anno ho detto no a Zelig, un giorno in pretura alla panchina dell'Inter. Comunque Geppi ha preparato un sondaggio vero. Vero? Un sondaggio ecco. Vero su di te, cara Paola, e quindi... Paola, vado Geppi. A leggertelo. Vai, leggi. Sigla del sondaggio di Paola Cortellesi. Sigla subito adesso che l'ho deciso io. Brava. Così, padrona della situazione. Il 10° attore di maschi contro femmine che viene qui a presentare il film. Secondo lei è in testa agli incassi solo perché lo vanno a vedere tutti quelli che ci recitano? Sì, solo. Immaginavo. Sì, solo per il 38%, comunque no, per la maggior parte degli italiani. È vero che ci sono così tanti attori che hanno dovuto allargare lo schermo al cinema. Effettivamente. Comunque, il 32%, insomma, c'è una percentuale che è contro questa promozione estrema in qualche modo, quindi nessuno è venuto qua per il piacere di venire a trovarci così, nessuno. Di vedere... No, non è vero. No, qualcuno, sono venuti... Esclusi non tutti. Presenti. Esclusi presenti, nessuno che ne so a fare 4 chiacchiere col maestro appeso, a farsi predire qualche disastro da Melissa P. Ma del resto, chi non fa promozione in Italia? Chi? Certamente non io. Non io, che infatti voglio promuovere il mio prossimo libro, in uscita. In tutte le librerie. 2 palle sottoterra, a Natale in tutte le librerie. Bene, allora vado subito, cara Paola, con la seconda domanda. A tuo riguardo, Paola Cortellesi interpreta lo spot di una nota acqua minerale. Secondo lei è più diuretica l'acqua o lo spot? Qua... Paoletta l'Italia si divide comunque, 43,6% dice lo spot, ma la maggior parte reputa che sia l'acqua. Tra l'altro, voglio dire, l'acqua ha sempre avuto da sempre testimonial nobili, Messner, altissima, purissima, Pippo Baudo e poi anche Del Piero e quell'altro animalino con, che non parla ma emette tridi fastidiosi, no, la chiabotto, Comunque... La ragazzina Paola Cortellesi cantava il cacao meravigliao, la pubblicità di un prodotto che non esiste. Troverebbe coerente farle cantare l'inno del PD? Sì? Ci siamo quasi. Quasi la metà degli italiani, Paola ti farebbe cantare l'inno del PD. Del resto, insomma, non siamo in ottime acque perché di recente Bersani ha scelto un senso. Guardiamo qua il testo, voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha, chi non correrebbe a votarli? Del resto, è ancora meglio, aveva fatto Veltroni che aveva scelto Mi fido di te. Mi fido di te, io mi fido di te e io mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Le elezioni, evidentemente. Paola, in bocca al lupo, tante cose belle, un bacio Grazie. In casa. Grazie. Ti lascio nelle mani di Vicky. Di questa fissacchiotta.
No, di questa grande donna, che è, di questa bellissima donna, di una grande interprete della frangetta, della conduzione italiana, della seconda barra terza barra quarta barra quinta serata e degli abiti bizzarri. Grazie mille, Geppi Cucciari! Brava! Due palle sottoterra, prossimamente anche all'Esse Lunga. Senti, io so che adesso, siccome devi affrontare la platea di Zelig, ne stanno parlando un po' tutti dappertutto. Sì, molto. Molto. Quindi ti pregherei di non... No, io non ne voglio parlare, però ecco. Il problema è che è arrivata anche in America questa cosa e ne stanno parlando anche là, ti faccio vedere. Ah, capito dove. Giochiamo? È un schiavo e padrone. Ma sei linfomane, scusa, volevo giocare a Zelig. Mm. Oh bella, ci sei? Ce la fai? Sei connessa? Io rilancio con James Stunt, tananana, tananana. Mi spanciavo dal ridere. A me faceva pena. Ma faceva con le manine fufu, fufu. Guarda che se continui così ti invito a cena e ti presento la mia amica Tatiana. Non so chi sia Tatiana. Chi è Tatiana? Quella talmente grassa che una volta una mosca gli stava a girare attorno ed è morta de vecchiaia. E bravo Cirilli. E adesso un po' di Katia e Valeria. Brava, 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 brava! E il calabrese? Frango? Oh, Frango! Ma allora mi stai provocando, scusami, eh? Siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici e no... Putin perde. E fa figure, merda. Senti, ora che abbiamo fatto sta giocatina ai tormentoni di Zelig, potremmo tornare a parlare di una partitina a schiava e padrone. Ne stanno parlando ovunque. Dai, che cosa si fa? Che cosa? Cosa farai? Farai solo da spalla? Farai anche dei tuoi pezzi? Ma un po' di tutto. Un po' di questo e un po' di quello. Metto no, niente? Un po' di questo e un po' di quello. Un po' di questo e un po' di quello? Che vuol po dire? Un po' di conduzione, un po' di cose mie. Sì, un po' cose di cose tue, sì, tutto sì, quanto. Sì, sì. Fai anche satira politica? Perché no? Se ce n'è l'occasione, se ce n'è... No? Se abbiamo materiale, però quelle sono cose che si fanno... Di materiale? Appunto, dico. Però di solito sono cose che si fanno all'ultimo momento, cioè non certo. Si programmano prima, perché devi stare un po' sull'attualità, quindi... È vero. Beh, a Zelig non se ne fa tantissimo però di satira politica. Ma io non lo so, sì. Per adesso non conosco benissimo tutto lo storico di Zelig. Se n'è fatta, mi pare. Non è il suo specifico, credo, no? C'è un po' di tutto, no? C'è un mondo così di cabaret che tra l'altro non conosco, non conoscevo bene, non... Insomma, sto imparando piano piano, abbiamo già cominciato a fare delle prove. Stai dicendo? Cosa? Che non hai mai visto una puntata di Zelig? Ma no, le puntate le ho viste, ma il mondo del cabaret, cioè di stare sul palco sì. Senza la cosiddetta quarta parete, ecco. Sì. Cioè, sia come spettatore che come attore, il cabaret è completamente un'altra cosa rispetto al teatro. È vero. Perciò è un mestiere difficilissimo... Se lo sai fare, sei un grande, se no è una cosa tipo, certo. Tipo una discesa proprio agli inferi. Però è una cosa che conoscevo poco, insomma, a livello strutturale. Ecco, allora... Zelig lo vedono tutti, l'ho visto pure io. Possiamo fare un piccolo training adesso. Sì? Perché, naturalmente, stare su un palco e fare da spalla anche ai comici, insomma, è difficile, come dicevi tu, gli dare le battute. E soprattutto... Devi ridere ai loro tormentoni. Ma mica per forza, se non fanno ridere... Sì, prova a diglielo a Gino Michele che non ride ai tormentoni. È vero. No, è vero, c'hai ragione. Quindi, no. Noi vogliamo allenarti. Adesso io ti propongo dei tormentoni a c***o. Vieni con me e tu dovrai... Non si dice a c***o. Dai. E come si dice? A caso. Io dirò metà del tormentone e il pubblico lo completerà. E tu dovrai ridere. Ah, va bene. Va bene? Va bene. Ma deve essere credibile la cosa o no? Deve essere credibile. Porca miseria.
cioè li abbiamo studiati proprio. Ragazzi! Eh no, non funziona, eh? Eh no. Ho capito, ma non vuol dire niente, cioè non c'è il contesto. Sono i tormentoni di Zelig, non vogliono dire niente. Non è vero, non è vero. Cosa vuol dire? Non è... Mi dissocio, Gino Michele. Guarda. Gino Michele, adesso ha lo stesso parrucchiere. Si sono dissociati pure loro. Mi dissocio. Quelli di Zelig fanno ridere, se no non arriverebbero a Zelig. Scusami, scelgono la creme della creme. Andiamo, della creme. Andiamo col secondo. Quelli fanno ridere automaticamente. Aglio di... Go! Questa era perfetta, brava. Questa qua è già più convincente. Esatto. Ha fatto devi fare così. Come... Esatto. Ok, questa qua ci convince. Questa è l'ultima. È bene. Qui è tutto un... Mi copro? Così? Ah, mi metti... Sì. Ci vedo solo... Fingi di ridere, in realtà okay. C'hai una varese, cioè così... Se sono di questo livello, a Zelli che saranno invece di tutta un'altra pasta e tutto un altro livello, no? Questi non vogliono dire niente, olio di gomito, invece lì c'è tutta... No, una... c'è tutto il... Chi è Tatiana? Vabbè, ma per chi è Tatiana? Vabbè, tu... Perché è romano, non ti viene... Perché è romano? Dai, tu non... Ah! È il facce ride. No, non... La Sant'Anchè. Guarda, non... Sant'Anchè. Aspetta, mi avvicino alla tele. Posso soltanto fare la faccia? Come solo la faccia? Perché c'è bisogno di molte ore di trucco per diventare come lei, ok? Posso soltanto fare la faccia, aspetta. Onorevole, come sta? Non sono onorevole. No? Non lo sapevi? No, non lo sapevo. Che cos'è? Ora scusi? Sono sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Sì? Con delega all'attuazione del programma. Che cosa vuol dire, scusi? Va a sapere. Non lo sa? Che vuol dire? No, io non lo so che vuol dire. Che però vuol lei dire? Questa carica, ricopre questa carica. Vero, eh? Onorevole. No, non è più onorevole, è sottosegretario. Sottosegretario. Di Stato, la Presidenza del Consiglio, con delega per l'attuazione del programma. Quale programma? Quale programma? A sapere. Sta per arrivare Fini, comunque. Mi faccio male quando lo faccio, perché... Quando giro gli occhi. Dietro gli occhi. Poi passa l'angioletto e rimani così. Che non riesco ad andare avanti. Glielo faccio però... ai miei nipoti per spaventarli. Guarda, certo. Zia, cosa fa? Mi ridono in faccia. Dai, zia, smettila. Fai la Sant'Anchè. No, Sant'Anchè la faccio solo gli altri. Non fa più paura a nessuno. Senti, allora, tu hai studiato recitazione con Beatrice Bracco e nella stessa scuola dove si è formato... Kim Rossi Stewart. Ma fatene una ragione, basta. Però non eravamo in classe insieme. La domanda nasce spontanea. Hai il suo numero di cellulare? Vabbè, ma sei banale. Voglio solo fidanzarmi con lui e voglio farglielo sapere, ma non voglio fare stalkeraggio. Già felicemente credo fidanzato. No, non lo so. Hai letto ultimamente le sue interviste? Non lo so, non so niente, ma comunque, ma perché? Poi che fai, lo chiami? È sfidanzato, dico, ehi, ciao, sono amica di Paola. Sì, ma non è una garanzia, cioè, non è questo, non è una, no, non è, magari ti può pure attaccare al telefono, però non ti posso dare il numero così. Allora, se ci vede, gli chiediamo, Kim... Posso dare? No, andiamo a chiederglielo là perché è l'unica telecamera che abbiamo. Ma ti pare che io devo fare appelli su appelli prima per fare... Ciao Kim, lei è Paola, io sono Vicky. Ciao, scusa il disturbo, lei vuole il tuo numero di telefono, io non glielo do. Tranquillo. Questo era l'appello. Poi se tu invece mi dici no, daglielo pure che a me mi fa piacere, ma proprio solo se mi chiami e mi dici così, io allora le do il... Cos'è, un telefono? Il tuo... No. No? No. No. No, Stelvi, no.
Va bene. Se tu insisti glielo do, se non insisti tranquillo che non lo do a nessuno. Senti, allora, tu hai fatto molto teatro. Sì, non okay. Lo dire con quel tono però, eh. No, io sono la tua grandissima fan e lo sai, ti vengo sempre sì, a vedere il solito sì, lo teatro. So, lo so, ecco. Ma non lo diciamo in giro, sennò sembra ci conosciamo da prima. Secondo me fino adesso non sarà capito. Tanto questa la tagliamo. Tu fai teatro, vero? Sì. Dai! A me piace tantissimo! Ma dai! Beh, allora dovrò invitarti prima o poi. Cavolo, sì! Dovrei venire. Ecco, cosa ne pensi dei testi contemporanei? Ti piacciono, non ti piacciono? Secondo te ce ne sono abbastanza? Contemporanei pochi. Pochi interessanti. Pochi interessanti, sì. Guarda, allora io te ne vorrei proporre uno. Ce n'è qualcuno. Sì, sì. Non tantissimi, però io te ne vorrei proporre uno. Di chi? Quindi se mi segui sì. Di nuovo. È un reading. Devo leggere? Sì, devi leggere. Abbiamo preparato questo monologo perché Ofelia e Amleto, francamente, basta. E quindi sì. Questo è tratto dal Grande Fratello 11. Ma perché? Questo è il monologo di Elisa contro Gwendalina. Io mi siedo perché vorrei gustarmelo. Prego Paola. Ma tu hai presente cos'è che ha detto? Cioè questa, se n'è uscita con la stronzata, ehi, senti da che pulpito viene la predica. Parli tu che vai coi politici di 40 anni e vecchi. Ma che sei, ubriaca? Ma come ti permetti? Ma te dai una calmata? Ma te pigli una bella camomilla e ti scendi? Italiano proprio. Cioè, ma come ti permetti? Vai con i politici di 40 anni. Io non ho mai detto nulla del genere, perché ho ribadito, quando ho fatto uscire la figura delle persone di un certo tipo, ho anche detto, ho sbagliato! Non volevo intendere politico, filosofo, scienziato, o come classe sociale, o come un'identità. Semplicemente volevo intendere una persona che ha delle aperture mentali, che nella vita ha studiato, ha viaggiato, esce. Ma io non ho mai detto vecchio. Io ho avuto ex di 22, 23, 24 anni. E un cazzo viri stu vecchio. Che cos'è? Non so. Vecchio. Questa è una sparata cattiva, perché tu la stai facendo in prima serata e sai che lì c'è anche mia mamma e mio padre. E io non ti ho detto nulla del genere. Non sono uscite da me ste parole. Cioè, sei una cattiva ipocrita, questo sei. Perché va bene l'educazione, va bene che tu puoi avere il pensiero che vuoi, va bene dire mi stai sulle scatole perché sei una poco di buono. Perfetto! A me non me ne frega nulla! Perché dove mi chiove, mi scinnica proprio! Poi detto da una come lei, ma vai a cagare, Gwendalina. Finito. Strepitosa! Accomodati, Paola. Grazie. Sei strepitosa. Grazie. Bravissima, bravissima. Grazie, Senti, beh, prego. Grazie. Ti piace? Lo faresti mai a teatro? Ma guarda che secondo me... Stiamo dando un'idea, vero? Non è un malaccio, secondo me è una bella idea. Devi sentire uomini e donne. Allora, è ancora meglio. Allora, ultimamente la tendenza degli attori è quella di interpretare personaggi ai quali somigliano molto. Ti faccio un esempio. Abbiamo, per esempio, Benicio del Toro che sì, interpreta Che Guevara. Ci assomiglia tantissimo. Ecco, David Bowie che fa Warhol. Sì. E tu naturalmente sei identica alla Montessori. Due gocce d'acqua. Io tra l'altro il prossimo autunno volevo fare questa piccola anticipazione su Rai 1, interpreterò, vediamolo in una fiction, Gino Bramieri. Due gocce d'acqua. Siamo due gocce d'acqua, sì, proprio. Sì, è vero, vi somigliate tanto, un po' l'espressione. Quella... Esatto. Ma senti, quindi tu sai fare veramente di tutto, ok? Passi dal drammatico al comico, come perché dicevamo, però a volte... Da qualche parte. No, questo non è sempre buono, perché può creare confusione. Un cortocircuito, te lo dimostro. Oh.
Qui stasera sono in compagnia con la splendida Claudia Gerini. È la prima volta che incontro Claudia e ti devo dire che così di persona è una cosetta. Non è niente di che, guarda Lambertti, veramente. Scusa, Jennifer, da gennaio a maggio ho copulato selvaggiamente con Franco. Scusa, papà, per quei rutti strazianti che ho continuato ad emettere senza tregua di fronte al tuo capo ufficio. E da oggi tre novità! Trippi, regina del ballo, balla 12 ore trattenendo l'urina. Trippi, moglie, finge l'orgasmo e ti guarda con risentimento. Non è uno svago erotico, ma può sempre diventarlo. Bello, una buona idea per il doppiaggio di Montessori. No, però adesso, seriamente, come fai a conciliare le due anime che hai? Sono bipolare. Benissimo, perfetto, mi sembra un'ottima risposta. E a questo punto puoi andare dalla nostra Melissa che ti farà il mazzo. Fantastico. Vai. Guarda, io sono un po' imbarazzata, nel senso che è una situazione molto serena quella che stai vivendo, quindi in realtà non ho tantissimo da dire. Ciao. Esatto. No, invece... Guarda, allora, vedo sicuramente che fra qualche tempo, fra poco, cioè quello che stai vivendo adesso è una storia d'amore molto piena, molto appagante. Solo che fra una settimana o due comincerai a sentirti molto oppressa perché comincerai a fare moltissime cose e non riuscirai a gestirle tutte insieme. Ho capito. E sappi che il problema non è della storia, è il tuo. Ma tu leggi TV delle canzoni? Tutto questo le carte, Tutto questo l'hanno detto le carte? L'hanno detto le carte, sì. No, perché? Cosa c'è scritto su TV Sorrisi e Canzoni? No, che tra un po' c'ho un po' da fa, che c'ho da fare un programma. Allora poteva essere che t'avesse in qualche modo non suggerito. Non seguo, infatti. No. E niente, allora niente, qui carta canta, ecco. Però diventerai molto stabile. Ah, ecco. Intanto ti entreranno tantissimi soldi e questo non guasta mai. Questo sempre... Vabbè, no, sempre Sorrisi e Canzoni. Va bene. Allora, Sorrisi e Canzoni. Senti, vieni con me. Grazie comunque. Tutte buone notizie, soldi. Buone notizie, fortuna, stabilità, soldi, amore. Fortuna, amore, meglio di così. È meglio di così. Ma se ne prima ma che ci ammazza. No, senti, io ti riporto qui al centro e perché so che tu hai un appello da fare molto importante, che ci tieni. Sì. Ed è il vero motivo per cui la nostra Paola è venuta qui da noi, quindi io chiederei luce... d'atmosfera e naturalmente lo faccio musica. Faccio tutto io, faccio tutto. Prego. Poi dopo però stammi vicino perché mi sento, vai serena, più sicura con te ti vicino. Tocco con una gamba, pensa che è deficiente, io mi sento più sicura con lei vicino proprio. Ciao. Troppo? No, ciao, fallo. Vero? Sì. Ciao, sono Paola Cortellesi, sì, quella che sa fare bene tutto. So cantare, so ballare, so recitare, so fare ridere. Mi lavo i denti benissimo. E anche a letto, al mio uomo gli faccio vedere i sorci verdi in 3D senza gli occhialini. Siete dei credi. Fortunata, no? Il morbo del sai fare bene tutto può essere una piaga dolorosa. Voi pensate che sia facile vivere da bravissima? No, non è così. Intorno a me c'è tanta gente che non sa fare un c***o. Mi riferisco a voi, cari colleghi, che siete dove siete solo perché vi ci hanno spinto a ciampate nel c***o mentre io mi merito tutto. Ma sono sola perché la bravura ti allontana dal mondo e io non lo sopporto più. Così ho deciso di tornare sulla terra. Sì, Paola Cortellesi, l'aliena, bravissima, torna tra voi. Domenica sarò in tutte le piazze italiane e farò una cosa fatta male. Canterò un pezzo di James Blunt, una tonalità sotto. Imiterò Daniela Santanchè parlando in siciliano. Insomma, farò una cacata. Aiutatemi a tornare nella realtà. Voglio smettere di fare le scelte giuste. Voglio lavorare in un programma scritto a c***o, con le luci fatte a c***o, la regia a c***o. Come questo! E soprattutto voglio essere un artista che se c'è è perché ci ha avuto culo, solo culo. Grazie, Vicky.
stato bellissimo. Paola, ti auguro ogni bene, in bocca al lupo per tutto, vai e spacca ai passeri. Crepi, crepi, grazie. Paola, grazie a Geppi, grazie a Melissa.